Siamo contente da una parte perché ovviamente siamo riusciti ad acquisire dei diritti che legalmente non avevamo, dall'altra parte ovviamente è un po' una sconfitta perché come genitori noi abbiamo adottato nostra figlia, però ad ora è l'unica strada che possiamo percorrere e quindi abbiamo deciso comunque di intraprenderla. Possiamo leggere il pezzo della sentenza dove dice che la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana costituisce a tutti gli effetti una famiglia, luogo in cui è possibile la crescita di un minore senza che il mero fattore omoaffettività possa costituire un ostacolo formale. Mancano delle leggi, non solo per noi ma per i nostri figli, che cominciano a essere tantini. Bisognerebbe sistemare un po' questo vuoto, perché ce ne sono stati tantissimi di stepchild, ma purtroppo noi non vogliamo la stepchild, perché non vogliamo adottare i nostri figli. Da noi sono venute le assistenti sociali per vedere come crescevamo nostra figlia in casa nostra, cioè non è una cosa che un genitore di solito deve subire, l'arrivo dell'assistente sociale. Qualcuno è venuto a vedere se sappiamo fare i genitori, come viviamo, ci ha fatto delle domande, siamo dovute andare per forza a fare un percorso psicologico anche con loro. Tutte cose che a nessun genitore eterosessuale vengono chieste. Abbiamo ancora molto da fare, insomma. Adesso forse possiamo rilassarci un attimo, però in fondo quello che abbiamo ottenuto non è esattamente quello che volevamo. Se a me fosse successo qualcosa, mia figlia all'epoca non sarebbe andata a sua madre, perché non esisteva Silvia. Diciamo che sul suo atto di nascita lei ha avuto un genitore, poi due, poi ancora uno e adesso ancora due. Nostra figlia non sa nulla di tutto ciò, ha 4 anni, quindi ancora non capisce che cosa sta succedendo. Un giorno le racconterò tutto quello che abbiamo fatto per questo suo riconoscimento. Il messaggio, diciamo, che noi cerchiamo sempre di passarle è la diversità delle persone, l'accettazione del diverso, che poi in fondo siamo tutti diversi, quindi lei non è un caso particolare, è solo diversa come tutte le persone. Le parole utilizzate dal tribunale sono parole importanti e faranno una giurisprudenza. Si parla di famiglia come relazione affettiva che ha un progetto di vita comune, si parla di sogni comuni, di sogni sul futuro, quindi c'è una definizione di famiglia che è sicuramente una novità per i giudici, è sempre una novità perché mancando una norma significa che dei magistrati si sono presi la responsabilità di rappresentare un concetto di cui abbiamo bisogno e che venga trasformato in una norma. Questi 3 anni come sono stati? Sono stati molto lunghi perché noi abbiamo iniziato a fare i genitori, oltre alla fatica, diciamo, canonica della gestione di un nuovo nato, ci sono state tutte queste altre fatiche notevoli che, diciamo, che abbiamo portato avanti piano piano parallelamente a tutto quello che fanno dei genitori normali, perché noi siamo dei genitori normali. Credo che più se ne parli e meglio è, per far sentire la voce dei diritti che non abbiamo in tutti i campi. Speriamo ovviamente che un giorno cambino le cose. Noi ci facciamo portavoce della nostra storia perché pensiamo che serva farci sentire.